Parlando dei marcatori, diamo un'occhiata. Amici sportivi, buonasera. Iniziamo come di consueto con il calcio di Serie C1, Girone A, questi risultati. Fano batte Spal 2-1, Piacenza e Modena 1-1, Prato batte Pavia 4-1, a Reggio Emilia Parma batte Reggiana 3-1, Rimini e Legnano 0-0, Rondinella e Ancona 2-2, Sanremese Padova 2-2, Varese batte Trento 4-1, Virescit batte Carrarese 2-0. Veniamo alla classifica, al comando il Parma con 19 punti, seguono 17 Ancona e Virescit, a 15 Modena e Padova, a 14 Piacenza, Reggiana, Spal e Prato, a 13 Trento e Fano, a 12 Carrarese e Varese, a 11 la Rondinella, a 10 Rimini e Legnano, a 8 il Pavia, chiude con 6 punti la Sanremese. Si attendeva il derby tra Piacenza e Modena, soprattutto per scacciare le nubi che erano venute dopo la partita persa a Ferrara da Piacenza contro la Spal. Oggi Rota ha schierato una formazione tendente più al gioco offensivo, ha schierato, come era annunciato, Tessariol e Madonna, lasciando in panchina Azzali e Snidaro. E la partita si è messa bene subito per il Piacenza, che passava in vantaggio già al nono minuto. Vediamo ora le immagini che si riferiscono all'azione che ha dato il calcio di rigore al Piacenza, calcio di rigore poi realizzato da Armando Madonna. C'è questo lancio che viene deviato da Serioli per Simonetta, che viene atterrato dal numero 4 Piacentini in piena area di rigore. L'arbitro è a pochi passi, forse Simonetta accentua un po' con la caduta, comunque l'intervento c'è stato e il signor Vassalli di Roma concede il tiro dal dischetto. Madonna contro Ballotta, calcia molto bene il numero 7 del Piacenza, spiazza il portiere e porta la formazione biancorossa in vantaggio. A questo punto il Modena cerca di riportarsi in avanti alla ricerca del pareggio, ma è il Piacenza che si rende in più di un'occasione pericoloso. Qui c'è un bello slalom di Simonetta che arriva tu per tu col portiere, che riesce a respingere. Un bel intervento di Bordoni su questo calcio di punizione dalla distanza. Poi sono ancora i biancorossi che si portano in avanti e c'è un'occasione veramente clamorosa per giungere al raddoppio. Serioli dà un pallone d'oro a Simonetta che si libera molto bene, ma poi tira sul portiere in uscita. Questa è un'occasione che poteva forse chiudere la partita, ma purtroppo per l'attaccante biancorosso e purtroppo per il Piacenza l'azione non è andata a segno. E ora veniamo al gol messo a segno dal Modena. Vedete che c'è un fallo non rilevato dall'arbitro su De Gradi e poi Mastropasqua a sua volta commette fallo. Il calcio di punizione viene battuto da Frutti, il pallone incoccia nella traversa e poi, per colmo della sfortuna, incoccia nel corpo di Bordoni, che si era teso in tuffo, e carambola in rete 1-1, e questo al 35esimo minuto del primo tempo. Quindi tutto da rifare per il Piacenza, che comunque generosamente si riporta ancora in